risposte da Letta? È stato un incontro franco per parlare di questa tragedia che sta vivendo il Veneto, una tragedia che per noi significa oltre un centinaio di comuni alluvionati, la grossa difficoltà della catastrofe che poi si è battuta sulla montagna e che si traduce in 3 metri di neve che devastano tetti e stendono letteralmente impianti di risalita, come è accaduto nella Marmolada, e creano frane. E a tutto questo noi vogliamo rispondere, coscienti anche del fatto che è piovuto più del 2010, dell'alluvione del 2010. Abbiamo chiesto al Presidente del Consiglio, ho chiesto al Presidente del Consiglio di poter avere ovviamente una risposta per i veneti e soprattutto ho voluto anche sensibilizzarlo rispetto a notizie che magari spesso sono scarne o per la logica della comunicazione molto sintetiche. Da noi la tragedia è una tragedia vera. Io non so cosa si sia fatto per Roma, io guardo il Veneto e sono stato incaricato di difendere gli interessi dei veneti ed è esattamente quello che sto facendo. E ho chiesto ieri di poter essere ricevuto e parlare col Presidente, ho avuto oggi questo appuntamento, vado avanti per questa strada, stiamo redigendo un dossier della nuova alluvione 2014 e della super nevicata, alla quale peraltro vorrei ricordare si è accostato anche un blackout per 35.000 persone. Il Veneto non si sente quindi un po' trascurato? Ma il Veneto è sempre stata periferia dell'impero, non è un mistero, però noi siamo anche abituati a ragionare da periferia dell'impero, nel senso che ci facciamo sentire. Ma Letta quindi non va dato una risposta? Nel senso che in questo momento penso che non ci potevamo aspettare una risposta, come si può dire, con delle cifre, però sa benissimo che il Veneto si aspetta una grande risposta anche da un punto di vista economico dal governo. Il governo che non può restare, come si può dire, insensibile a un'istanza presentata da un territorio di 5 milioni di persone e da 600.000 imprese che danno un gettito annuale di 21 miliardi di euro a Roma.